On découvre sur cette image, enfin furtivement, on a découvert aussi la nouvelle championne de France de gymnastique, c'est Kathleen Lindor, qui va disputer ici sa seule finale. Elle sera la quatrième à s'élancer sur l'engin, alors que c'est Nistor, hein, Steliana Nistor, la Roumaine, qui sera la première. On lui prépare la barre, hein, il y a beaucoup de solidarité là, pour pouvoir préparer les deux barres, hein, on a besoin des camarades. Effectivement, 50 secondes, ça passe quand même assez vite. Steliana Nistor, qu'on a vu un moment sur le podium du concours général hier. Elle était dans le coup avant de commettre une grosse erreur à l'exercice au sol, où elle a dû se contenter d'un 13.750 et d'un quatrième rang final dans le concours général d'hier. Et passage à la barre supérieure pour l'entrée. Et le Ginger comme partie d'envol. Et le suivi du Piatti, qui est un élément inventé par un Suisse. Et les passages à la barre inférieure, remontée à la barre supérieure, obligatoire selon le code de pointage. Et le Jäger jambe écartée, déjà trois éléments volants pour la Roumaine. Et quatrième lâché avec le Katchev. Finalement la sortie en Tsukara, Dubsatoer avec une vrille. Exercice parfaitement exécuté pour la Roumaine, qui a directement mis la barre très haute. Ah oui, c'est bien, c'est même très bien pour Steliana Nistor, qui avait obtenu la quatrième note qualificative avec un 15-225. On a le sentiment qu'elle va faire mieux là aujourd'hui. Une très bonne spécialiste de la barre asymétrique, hein, déjà en finale au championnat du monde, finale également pour elle sur cet engin au championnat d'Europe l'année passée, une fois septième, une fois sixième, mais c'est une fille qui a encore du potentiel pour évoluer. Elle n'aura que 18 ans au mois de septembre. Alors qu'on peut voir qu'elle se prépare des petits cuirs avec du scotch ou du tape pour mieux tenir la barre. Là, chacun y va avec sa méthode, hein, pour les cuirs. Hein. Certaines préfèrent avoir les mains nues, certaines utilisent du tape, d'autres vraiment les maniques ou les cuirs. Le vrai cuir, oui. Et ce sera le cas tout à l'heure avec la néerlandaise Lichelle Wong. Effectivement, les gymnastes peuvent choisir. On peut dire que par exemple, chez les garçons à la barre fixe, tout le monde met des maniques, sinon il est difficile de tenir la barre. Ah, elle a l'air contente, hein. Steliana Nistor, elle a oublié sa déception d'hier, on l'a vu très très déçue après sa quatrième place dans le concours général. C'est vrai qu'il lui a pas manqué grand chose là pour être sur le podium. Elle qui avait été très bonne déjà au bar asymétrique hier avec un 15-425 sur cet engin. Et elle fait nettement mieux encore aujourd'hui avec un 15-725. Alors ça va être une place sur le podium, c'est certain. Alors, où est-ce qu'elle va se placer? Ça, ce sera la grande question. En tout cas, elle est bien placée pour remporter le titre dans cette discipline, Steliana Nistor, alors que le public réagit, puisque nous avons ici Lichelle Wong, la néerlandaise. Et un saut par-dessus la barre inférieure. Et le Endo suivi Kenmotsu. Et la partie volante, malheureusement, elle a touché les pieds sur la barre. Ça sera pénalisé par le jury. Et le Stalder. Ouh, elle va pas passer. Et non, malheureusement, elle aurait dû passer de l'autre côté de la barre. Ah, étonnant, elle repart avec les prises directement. Oui, c'est spécial. C'est vraiment spécial, oui. Elle a 17 ans, Lichelle Wong, hein, toute jeune fille. Et la sortie en double salto avant groupé. Et on peut voir un manque d'énergie pour la sortie. Manque de coup de fouet pour arriver à la station. Dommage, ça ne sera pas pour cette fois, mais elle a déjà eu le mérite de se qualifier pour la finale. Pour une compétition qui se passait dans son pays.
va peut-être voir. Et voilà où on peut voir les prises en cubital. Et malheureusement, elle retombe du mauvais côté. Alors, les garçons auraient certainement pu repartir dans un grand tour, mais là, chez les filles, elle ne peut pas choisir le côté de la sortie. Elle est obligée de sortir où il n'y a pas la barre inférieure. Donc, elle ne pouvait pas continuer son exercice. Donc, elle va être assez loin, bien évidemment, Lichelle Wang. Très, très loin même de Steliana Nistor, qui a obtenu, je vous le rappelle, 15,725, la Roumaine. Effectivement, une chute qui lui sera pénalisée de 8 dixièmes. Et de plus, à la sortie, elle est tombée par terre, sur les fesses, ce qui sera également pénalisé fortement par le jury. Elle a disputé ses premières épreuves Coupe du Monde, mademoiselle Wang. On l'a vu à Moscou, à Gand et à Paris, là, au cours de ces derniers mois. Et là, on peut voir qu'elle a effectivement touché les pieds sur la barre, ce qui est bien entendu pas autorisé. Elle aura au minimum 3 dixièmes de déduction pour cet élément mal exécuté. Et après Lichelle Wang, on va couper sur Darias Goba. Oui, une note faible, hein, 12,925. On en attendait pas vraiment plus là de Lichelle Wang. Ça devrait être d'un autre registre avec l'arrivée de Daria Zgoba. Elle aussi très en verve hier dans le concours général. Daria Zgoba qui a même viré en tête, là, si je ne fais erreur, après deux engins, avant de connaître passablement de problèmes là au saut de cheval où elle a dû se contenter d'un 12,725 qui l'a fait dégringoler au classement. Et les endo jambes serrées, suivi des endo jambes écartées en prise cubitale. Et un tour repris en prise cubitale avec le lâcher et le Jäger. Et le salto pour reprendre la barre inférieure. Et les parties près de la barre, suivi du double salto avant groupé. Un exercice de très bonne facture pour cette gymnaste ukrainienne qui va certainement dépasser la hollandaise, mais alors peut-être dépasser largement, hein. 12,925, ça c'est certain. Reste à savoir si elle est capable d'inquiéter Steliana Nistor. J'ai pas le sentiment là qu'il y a Nistor qui a obtenu 15,725. C'est un très très bon, une très très bonne note. Effectivement, elle qui avait réalisé de nombreuses parties volantes, alors que l'ukrainienne nous en a montré qu'une seule. Daria Zgoba, l'Ukrainienne, les Ukrainiennes qui reviennent en force, hein, dans les compétitions féminines comme masculines d'ailleurs, on les voit beaucoup plus, elles ont eu elles aussi une période difficile avant de reconstruire maintenant avec des filles comme Alina Kozic qu'on a vu hier avec... On peut remarquer que l'Ukrainienne a mis des difficultés dans ses parties près de la barre, ici avec le endo jambes serrées, qui est un élément très très difficile, peut-être moins impressionnant que les parties volantes, mais qui rapporte tout autant de valeur. Elle fait mieux que Nistor malgré une pénalité d'un dixième, 15,775 pénalité, pourquoi ? Alors c'est une bonne question, je ne peux pas vous dire ce qui s'est passé. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme pénalité là au bar asymétrique ? Alors il y a peut-être... Elle a peut-être oublié de se présenter au début de l'exercice ou à la fin de l'exercice, ça pourrait être possible. Ou elle a peut-être manqué une conception dans son exercice. Ouais. En tout cas, ça n'empêche pas de prendre la tête du concours pour 5 centièmes de points. Donc Zgoba devant Nistor, c'est une petite surprise, mais en tout cas on salue la prestation de l'Ukrainienne qui est vraiment de la... Un résultat magnifique, alors qu'on est ici sur la championne de France, mademoiselle Kathleen Lindor. Et partie originale pour remonter à la barre supérieure. Pour l'instant, pas de grandes difficultés pour la française. Et le Markelov. Partie volante qui a été inventée d'abord à la barre fixe par les garçons, comme la plupart des parties volantes présentées, et le double salto arrière carpé. Exercice très bien exécuté, mais qui manque certainement de difficultés pour la française. Voilà, une jeune française qui aura 18 ans là au mois d'août.
1m62 pour 49 kilos. Kathleen Lindor qui a remporté le titre de championne de France au début du mois d'avril à Toulouse. Elle l'avait emporté devant Marine Petit et devant Cassé Vericel. C'était le tiercé gagnant de ces derniers championnats de France. Un titre qui était revenu chez les messieurs à Dimitri Karbanenko, l'inusable Karbanenko. Et on peut voir que les filles ont le droit de poser les pieds sur les barres asymétriques dans leurs éléments. Chose qui est interdite chez les garçons et qui est pénalisée. On peut voir en effet que la française porte des maniques ou des cuirs qui permet de mieux tenir la barre. Et 14-700 pour Kathleen Lindor. Elle est loin, elle est à un point du duo Sgoba-Nistor. C'est la troisième place provisoire pour la française, alors que l'on va découvrir la disciple, celle qui nous avait surpris vraiment dans les qualifications du concours général. C'est Anja Brinker, l'Allemande, toute jeune Allemande. Elle a 16 ans, elle a eu 16 ans au mois de janvier. Aucune référence pour l'instant, puisqu'elle sort évidemment du mouvement junior. Mais en tout cas, elle a été brillante en qualification. Évidemment, ça s'est un petit peu compliqué pour elle dès le moment où elle est entrée dans la phase finale du concours par discipline, du concours général d'hier. Elle a pris la 10e place, qui est quand même méritoire. Avec une chute, sauf erreur, à la poutre. Et les Stalder enchaînés avec le Ginger, partie volante. Et le passage à la barre inférieure. Élément du le corps qui naille, on peut voir que là il y a eu une erreur, elle aurait dû passer par la plus renversée avant de redescendre. Élément qui sera fortement pénalisé par le jury. Il est parti près de l'Alba avec le Jäger jambe écartée pour la deuxième partie volante pour cette Allemande. Elle va terminer par la sortie. En Tsukara, d'où ça devait couper avec une rue, avec un problème de réception. On va saluer quand même déjà sa présence hein, dans cette finale. La 16 ans, présente à la finale du concours des barres asymétriques, où je vous le rappelle, seuls les 8 meilleurs du continent ont été retenus pour participer. Alors on peut voir que les filles, lorsqu'elles effectuent des grands tours à la barre supérieure, il y en a certaines qui écartent les jambes pour ne pas toucher la barre inférieure. Chose qui est autorisée par le code de pointage féminin. Oui, il y a un très grand écart aussi à la réception. Ça va se payer cash là pour la jeune Anja Brinker. Pas de souci donc pour le duo Sgoba-Nistor, pour l'Ukrainienne Sgoba qui mène le concours avec 5 centièmes d'avance sur Steliana Nistor. Un point d'avance sur Lindor, la Française qui est troisième. Et Wong pour l'instant la néerlandaise quatrième. Brinker va probablement venir s'intercaler entre Lindor et Wong à voir là dans quelques secondes. En tout cas elle peut être satisfaite de son exercice, mademoiselle Goba qu'on a découvert, et ici dans quelques secondes ce sera la nouvelle championne d'Europe, Vanessa Ferrari, l'italienne qui est la grande favorite pour le titre à barre asymétrique, elle qui a gagné les qualifications vendredi à cet appareil avec plus de 3 dixièmes d'avance sur ses poursuivantes. Voilà, toute petite et toute jeune Anja Brinker, minuscule, hein, c'est vraiment un format de poche Anja Brinker. On n'a pas ses références, mais on l'a croisée là tout à l'heure, elle est vraiment petite. Et le conseil de l'entraîneur à mademoiselle Sgoba qui est en train de redonner à l'Ukraine hein, son lustre d'antan. On se souvient bon, il y a quelques années de Karpenko là, qui défend désormais les couleurs de la Bulgarie. Et puis surtout de Lilia Podkopayeva qui était devenue championne olympique. C'était aux Jeux Olympiques d'Atlanta. Je crois que c'était la dernière Ukrainienne à avoir remporté un titre mondial ou un titre olympique, bien évidemment. Alors que Vanessa Ferrari là est prête pour engager son concours, on attend toujours que le jury veuille bien nous donner la note de mademoiselle Brinker. Voilà qui est fait, c'est effectivement entre Lindor et Wong qu'on va retrouver Brinker, quatrième avec un 13,60.
On peut voir que le jury B n'était pas tout à fait d'accord avec un 8,50 pour l'Albanais et un 6,80 pour l'Islandais. Problème certainement d'interprétation. Voilà, Vanessa Ferrari, la championne d'Europe du concours général, championne du monde aussi du concours général. On vous en a beaucoup parlé hier. Elle est... Ah, ça commence mal. Et elle a commencé par un Jäger, malheureusement trop bas, manque d'élévation, d'amplitude. C'était la grande favorite, mais elle a tout perdu là. En l'espace de quelques secondes, elle a perdu tous les espoirs qu'elle pouvait nourrir sur cet engin, en tout cas pour devenir une nouvelle fois championne d'Europe. Il n'y aura pas donc le grand chelem des Italiennes aujourd'hui. Effectivement, Jean-François. Bah, heureusement pour les autres nations. On leur laisse un peu les accessites. Et voilà, elle réussit cette fois le Jäger jambes écartées parfaitement avec une élévation optimale. Et la sortie en double tendue, qui est un élément très très difficile pour les barres asymétriques. C'est peut-être ce qu'on peut reprocher à Vanessa Ferrari, c'est qu'elle... Oh, c'est une gymnaste hors pair, c'est sûr. Bon, enfin, elle commet quand même assez régulièrement des fautes là, qui peuvent s'avérer déterminantes. Bon, vous me direz qu'elle est devenue championne du monde au mois d'octobre en tombant à la poutre. Ça veut dire qu'elle a un sacré potentiel dans les autres disciplines. Bon, enfin, ce n'est pas une fille qui assure tout le temps. Hein. On le voit ici encore une fois au bar asymétrique. Un certain manque de stabilité, mais il faut quand même le relever. Des exercices nettement plus difficiles que ses concurrentes. Ce qui arrive parfois, effectivement, qu'elle chute à certains éléments. Bon, on va aussi mettre ça sur le compte de la une relative inexpérience aussi. Elle aura 17 ans seulement, hein. 17 ans au mois de novembre, c'est vraiment un petit phénomène, la jeune Vanessa Ferrari. Effectivement, et on peut aussi souligner la fatigue, car elle a fait les qualifications le vendredi sur les 4 engins, plus le concours général hier, ce qui... Je suis pas très d'accord avec vous, mais enfin. Non, parce que je pense que les gymnastes maintenant sont habitués à ce genre de régime, hein, en tout cas au plus haut niveau. D'autant plus que ben là, c'est plutôt un régime moyen pour eux, puisqu'ils ont eu des qualifications, ils n'ont pas eu de concours par équipe. Ce sera bien plus compliqué pour eux au championnat du monde et aux Jeux Olympiques, hein, pour ceux qui sont qualifiés partout. Effectivement, mais les gymnastes sont certainement moins bien préparés pour ces championnats d'Europe. Ce n'est pas la phase la plus importante de leur préparation. Mmh. Et j'ai entendu dire que l'Italienne ne s'était pas préparée spécifiquement pour ces championnats d'Europe. Et c'était une grande surprise pour elle d'avoir gagné le titre hier. C'est vrai qu'encore une fois, on va le rappeler, hein, l'objectif prioritaire cette année, c'est septembre. C'est les championnats du monde qualificatifs pour les Jeux. Ceux-là qui vont déterminer les équipes qualifiées pour et les gymnastes, hein, par voie de conséquence, qualifiées pour les Jeux de Pékin. Oui, Ferrari, c'est décevant, hein, 14,375, elle n'est que quatrième. Il ne reste plus que deux concurrentes, c'est donc la médaille assurée pour Mademoiselle Zgoba, qui sera la deuxième Ukrainienne à être couronnée, médaillée plutôt ici à Amsterdam. Après la médaille de bronze obtenue hier par Alina Kozic dans le concours général. Alors que va faire Ekaterina Kramarenko, la nouvelle génération de la gymnastique russe? Elle s'était qualifiée avec le septième résultat. Et elle est montrée de la barre à la barre inférieure pour sauter à la barre supérieure. Et pour préparer les enchaînements à la barre supérieure avec le Jäger, jambes écartées. Élément que l'Italienne avait raté au début de son exercice. Et le salto en arrière pour reprendre la barre inférieure. Élément très difficile. Et la gymnaste prépare certainement pour la sortie avec un Tsukara double salto arrière groupé avec une vrille. C'est propre, c'est bien fait, mais ça ne sera assurément pas suffisant pour inquiéter les deux premières. C'est aussi votre avis ? Effectivement, avec une seule partie volante et peu de difficultés extrêmes, il y a peu de chances qu'elle arrive à prendre la tête de ce concours. Par contre, il y a une belle place à prendre à la troisième place. Il y a de la place entre Lindor qui est troisième avec 14,70 et Nistor qui est deuxième avec 15,725. Là, il y a une belle plage pour essayer de se glisser sur le podium. Une place que mademoiselle Ekaterina Kramarenko va probablement utiliser. Je la vois assez bien finir troisième là dans ce concours. Et il ne restera plus qu'une possibilité, ce sera pour Jana Sikulova, la Tchèque, d'essayer de s'intercaler encore dans le trio gagnant.
En effet, l'exercice était très bien exécuté malgré le peu de difficultés. Et la saison, elle aussi, la saison depuis le mois d'avril, mademoiselle Kramarenko, pas de référence particulière pour l'instant. Kramarenko qui a terminé cinquième du concours général hier. Ça, c'est une première grande référence internationale, alors que Sikulova ici est déjà prête à enchaîner en un lorsque l'on aura donné la note à la gymnaste russe. Joli duel en tout cas au bar asymétrique entre Zgoba et Nistor avec deux très bonnes notes. Encore une fois, 15-720-75 et 15-725 pour les deux filles qui mènent le concours. En effet, des notes qui sont nettement plus élevées que lors du tour qualificatif. Effectivement, troisième place pour Kramarenko là, qui utilise cette plage là entre Lindor et Nistor. 15-425, elle est bien installée à la troisième place. Et elle relègue Lindor hors du podium. Dernière possibilité de médaille peut-être pour les gymnastes tchèques, c'est Jana Sikulova. Elle a 19 ans, Sikulova. Et elle commence par des éléments sur la barre inférieure. Remonter sur la barre supérieure. Et les endo, jambes serrées, qui rapportent beaucoup de points à la gymnaste. Suivi du ginger, partie volante. Ouh, petite cambrure à la réception de la barre inférieure. Et le stalder, suivi d'un demi-tour. Et on peut voir une difficulté pour la gymnaste pour terminer son exercice. En double salto avant, groupé à la station. Certainement trop de fautes pour espérer se placer parmi les trois premières pour la gymnaste tchèque. Sikulova qui a gagné 4 fois en Coupe du Monde dans sa carrière, dont 2 victoires assez récentes à Cottbus et à Maribor. Il faut faire au moins 15 points, 425 pour être sur le podium. Ça paraît effectivement un peu compliqué là pour Sikulova qui avait signé le deuxième résultat des qualifications avec un 15-275. Même si elle réédite cette performance, elle ne serait que quatrième. En effet, cette gymnaste a effectué peu de parties volantes, mais des parties près de la barre qui permettent à la gymnaste de partir néanmoins avec une note de difficulté comparable aux deux autres gymnastes qui sont placés pour l'instant sur le podium. Et Daria Zgoba que vous avez ici félicité par la délégation ukrainienne pour un titre majeur, le premier de sa jeune carrière à Daria Zgoba. Je vous rappelle qu'elle a 18 ans, elle aura 18 ans là au mois de novembre. Et elle s'impose pour 5 centièmes, c'est vraiment des clopinettes, hein. 5 centièmes devant Stelyana Nistor, 3e place probablement confirmée dans quelques secondes pour la russe Kramarenko. En effet, 5 centièmes c'est à peine une pointe de pied pas tendue, donc c'est vraiment pas grand chose. Voilà, c'est ça effectivement, mais elle ne sera que 5e même Sikulova avec 14-675, elle est à plus d'un point du haut de tête. Donc c'est terminé, tout est dit donc au bar asymétrique. Première Zgoba, deuxième Nistor, troisième Kramarenko, la championne de France Kathleen Lindor est quatrième. Et on va terminer cette première partie des finales par appareil ici à Amsterdam avec la finale des hommes forts, la finale des anneaux. Ça devrait vous ravir là Joachim. Alors en effet, on verra de la musculation en activité avec les grands favoris, les Italiens, qui sont les grands spécialistes de cet appareil. On va quand même rappeler que le grand favori est absent, c'est-à-dire qu'il n'a pas été qualifié. Ça a été un petit scandale ici à Amsterdam. Van Gelder, qui était champion du monde en 2005 à Melbourne, qui était troisième des derniers mondiaux, n'a pas réussi à se qualifier. Alors les Néerlandais étaient très très fâchés. La presse d'ailleurs s'en est pris d'ailleurs au juge, estimant qu'ils avaient été lésés. D'ailleurs, la fédération néerlandaise avait posé protège qui a été écarté. Mais enfin, ça fait du bruit, hein, la non-qualification de Van Gelder. Effectivement, c'était un gymnaste qui était très attendu par le public pour pouvoir remporter une médaille. Malheureusement, il a terminé très près des 8 premiers. Je crois qu'il a terminé 10e ou 9e des qualifications. Donc il a vraiment raté
la finale. Oui, il est 9e, hein, il a raté ça pour 5 centièmes. Voilà, effectivement, pour 5 centièmes. Un peu comme nos deux Suisses. Bah, il fallait 15-350 pour se qualifier pour les anneaux. Van Gelder n'a réussi que 15-300. Alors que on vous confirme ici le classement de la finale des barres asymétriques. Donc Sgoba, Nistor et Kramarenko sur le podium. Lindor, la française, 4e. Puis Sikulova, Ferrari, la championne d'Europe et du monde, Brinker et Wang. Pozzo soltanto 10 giorni fa aveva una tendinite a un flessore del primo dito del piede che gli impediva quasi di camminare. Grazie anche alla collaborazione con lo staff medico e fisioterapico di Torino siamo riusciti insomma a metterlo in sesto per venire qui e ha dato prova, ecco, di essere in forma al corpo libero. Anche Igor aveva avuto un problema al dito della mano, che ringrazio Shintu, che insomma la sua collaborazione è sempre fruttuosa ed è riuscito a fare una sbarra perfetta in qualificazione. Ecco, intanto vediamo Alina Kozic, è partita la finale alla Travi. Ancora una considerazione con il dottor Ferretti, volevamo sapere se avevi avuto la possibilità di vedere intanto sia Vanessa prima di queste ultime due finali di specialità e sia Igor. Tutto a posto, qual è la situazione? Vanessa sì, appena terminato il riscaldamento ero con lei, era tranquilla, determinata e pronta per questa finale da eseguire al meglio. Igor sta iniziando adesso il riscaldamento, anche lui tranquillo e sicuro e sta bene. Anche la schiena ha risolto i problemi definitivamente anche dopo quella caduta che ci fu in edizione del mondiale, ti ricordi? Sì, e mi ricordo bene, no, anche quel problema che era stato costale l'ha risolto perfettamente senza strascichi. Direi che sono entrambi in forma per regalarci e regalarsi nuove grosse emozioni. Intanto vediamo l'uscita della Kozic, abbastanza buona la sua prova, non ci sono state cadute durante l'esercizio né particolari squilibri. Matteo Ferretti, dopo una domanda di carattere personale in attesa che arrivi la valutazione, dopo il titolo europeo juniores brillante, la decisione di dire arrivederci a tutti, perché? Beh, è stata un po' insomma una cosa travagliata, ho avuto un paio di infortuni, uno alla schiena che mi ha tenuto a lungo lontano dalle pedane, poi un altro intervento alla mano, nel contempo l'inizio di studi lunghi, insomma, e così c'è stato l'abbandono. Ecco, una domanda ancora tecnica, mentre qui vediamo la bella uscita da parte della Kozic, ci può rassicurare sul fatto che a 38 anni il fisico non può reggere lo stress di un'altra Olimpiade, questo per escludere definitivamente presenze a Pechino inopportune? Fisicamente lo vedo ancora abbastanza in forma, bisogna vedere la tenuta psicologica anche degli atleti. Non è pronto neanche per questo europeo, va bene, grazie al dottor Matteo Ferretti. Grazie a voi. Grazie, ecco, mi hai acceso il microfono che ti avrei dovuto rispondere. Grazie mille. Grazie Matteo. Complimenti Matteo. Andiamo a vedere il punteggio della Kozic che ottiene 15.45. 15.45. E adesso è il momento della Krasniaska, altra ucraina, che aveva ottenuto il punteggio di 15.65, quarto, esattamente come la rumena Nistor. Bello, rondata salto teso. Questo movimento lo aveva sbagliato ieri nella gara dell'all round, oggi lo fa molto bene. Benino, anche questo salto avanti raccolto. Un'incertezza, ma talmente piccola che credo non sia nemmeno da punire con una penalità. Questa forse sì, perché è un'incertezza maggiore. Bene, questo salto laterale.
Vediamo l'uscita. Doppio carpio. Aia. Con quasi una caduta. Quasi una caduta. Lo spessore di questo esercizio, Carmine? Ah, mi è sembrato molto buono per le difficoltà, però l'esecuzione lascia un po' a desiderare, perché in un paio di occasioni ci sono stati sbilanciamenti molto grossi nel giro con la gamba orizzontale, e poi soprattutto questo della finale, quando purtroppo le spalle, rimanendo molto avanti, fanno fare quel passo molto ampio, addirittura quasi a sfiorare la trave con la testa. Ecco il flesso in avanti. Mancata forse un po' la continuità, la fluidità nel lavoro della Krasniansky? Probabilmente c'è un po' di preoccupazione, una finale molto importante, controllano ogni movimento, dalla più difficile come questa serie acrobatica a questa, ecco, che è un movimento, una piroetta con la gamba orizzontale, ma veramente molto difficile poi per controllare la parte finale. E ancora vediamo fasi del replay. E adesso dobbiamo aspettare il punteggio della Krasniansky, che ha ricevuto 8.525 come valutazione di media B, quindi non è molto alto. Bisogna vedere però il punteggio dell'A, ma non sembra in grado di andare sulla zona podio. Ricordo che il primo esercizio è quello della, stato quello della Kozic con 15.45, mentre è già in attesa la greca Binspiku. Giornata ancora lunga, poi vedremo la finale alle parallele, ci sarà molta curiosità soprattutto per la prova di Dmitry Karbanienko, il corpo libero femminile ancora con Vanessa Ferrari e poi gran chiusura con la sbarra con Igor Cassina, che in fase di qualificazione ha esibito davvero un esercizio bellissimo, convincente, mentre stenta ancora a essere riconosciuto il valore A della giuria della Krasniansky. Vi ricordo che questa mattina Carlotta Giovannini ha vinto la medaglia d'oro nel volteggio e che c'è stata anche la medaglia d'argento di Andrea Coppolino agli anelli, pari merito con Jordan Jovcev, ma poteva essere ancora più ricco il podio se Vanessa Ferrari non avesse avuto un attimo di esitazione nell'afferrare lo staggio alto durante il primo salto con Maneci, un errore che comunque ci può stare proprio per la difficoltà dell'esercizio scelto da Vanessa. E intanto la Krasniansky ha ottenuto 15.225. È il momento adesso della greca Binspiku di 19 anni, partecipato al mondiale di Aarhus, non andando però in finale, in occasione proprio dei mondiali di Melbourne, quindicesima nel all around, soprannominata Fifi, vedete, 1,42 m per 35 kg. E avrebbe 19 anni lei, scusa? Non l'avrei mai detto, no? Sembrava più giovane. Sembrava più giovane, giusto. Mm-hmm. Comunque la Grecia sta facendo dei bei progressi, anche nel settore femminile. Fa ancora fatica a trovare una squadra, un gruppo di atlete che possono in qualche modo dar vita a una squadra forte, però nelle individualità comincia ad avere qualcosa di molto interessante. Nella maschile invece, come tu ben sai, ha avuto grandi campioni. Alcuni forse anche troppo. Il campione più elegante che ricordiamo è quello che vinse con pieno merito, e me lo puoi riconoscere, questo è stato Melissanidis al corpo libero ad Atlanta 96. Un grandissimo specialista del corpo libero, vinse con grande merito e anche con grande sorpresa, cosa che per l'ultima medaglia d'oro invece della Grecia, quella di Atene, ho personalmente un ideale un po' diversa, ecco. Non è passata troppo liscia quella serata. Va bene, intanto chiude molto bene la doppio carpio della la ginnastica. Brava comunque, anche perché
disputare una finale così alla trave, c'è una grande tensione, una forte responsabilità, e lei ha fatto una buona trave. Guardate come agguanta davvero, sembra che abbia le mani al posto dei piedi, con quelle dita agguanta proprio la trave. Ottavo posto per lei proprio alla trave in occasione dei campionati europei di Volos dello scorso anno. Studentessa di Atene, dove vive, suo club il Proteas, allenato da Makris Thomas. Dovrebbe uscire un punteggio interessante, anche perché la giuria ha scartato l'8,70 della britannica e un 9,10 come valore massimo, quindi media di 8,975. È abbastanza soddisfatta, per fortuna questa espressione contrasta con le lacrime che invece l'avevano vista inquadrata impietosamente dalle telecamere in occasione proprio della prima giornata di gare, quella per la qualificazione del concorso generale. 1,42 m per 35 kg. Adesso si sta già preparando la rumena Isbasa, avversaria di Vanessa Ferrari. Romania che, dobbiamo dire, esce non benissimo da questi campionati europei, almeno fino a questo momento. La Ferrari ha battuto la rumena con oltre un punto di distacco. 15,475 per la Binspicu, che dunque, se dovesse essere confermato il punteggio, va al comando la greca. Primo posto per Fifi Binspicu, e adesso è il momento della rumena Sandra Raluca Isbasa. Grandi certezze della formazione che fu allenata da Octavian Bellu, che adesso è il ministro dello sport in Romania. Subito la fase di contatto con la trave, Carmine. Bene la serie acrobatica, benissimo anche la parte, oltre che serie avanti, anche indietro. Ancora un salto avanti, una ribaltata senza posa delle mani, cosacco con l'enjambé, gambe leggermente chiuse rispetto al previsto dei 180 gradi, è una enjambé con cambio di gamba, molto bene questo salto indietro a gambe divaricate. Ruota senza posa delle mani, ancora un salto avanti con un quarto di rotazione, ormai aveva finito, poi si è sbilanciata leggermente, preparazione per la parte finale. Ancora un salto avanti, si sbilancia leggermente, ecco la piroetta che ormai eseguono in tanti con la gamba orizzontale. Molto concentrata per la finale, rondata e triplo avvitamento. Molto buono l'esercizio della Isbasa, questo è un esercizio che dovrebbe portare al comando la rumena, soprattutto una bellissima uscita per la Isbasa, che aveva ottenuto 15,70 in fase di qualifica, e invece lei non è contenta, probabilmente si è fatta male. Beh, durante l'attrezzo ha mantenuto proprio in maniera stoica la sua posizione, ma queste lacrime tradiscono proprio tutto il dolore per l'infortunio. Sì, lei ha un bel problema alla caviglia sinistra, vediamo qui la fasciatura, so che gli dà molto fastidio e questo preoccuperà anche per la finale successiva. Lei, del corpo libero, lo dico in maniera... Che bello, che ampio, che alto rispetto alla trave questo salto della Isbasa. L'unghia nera, proprio per precedenti traumi. Ma Carmine, a tuo avviso dove può aver accentuato il trauma? Forse qui nella battuta di uscita? Nella battuta c'è sicuramente... Ecco, adesso finalmente sorride, sì. Rassicura un po'
gli spettatori che l'avevano vista piangere. C'è grande sportività da parte del pubblico di Amsterdam. E soprattutto perché nella rondata si arriva con il corpo leggermente spostato in avanti, quindi se la caviglia già è dolorante, lì una botta si prende. E poi soprattutto l'arrivo al suolo dopo il salto dietro con le rotazioni. Va al comando. Va meritatamente, anche se ha controllato per evitare di sentire molto dolore, ma è sicuramente la migliore per adesso. 15.525, scavalcata dunque la greca Bisbiku con 15.475. Adesso andiamo a vedere Cristina Pravdina, 17 anni. Quinto posto nella Coppa del Mondo di Lione dello scorso anno. Bello questo giro, però lo finisce con una piccola incertezza. Tu parlavi della Romania, che non esce per il momento molto bene da questo campionato d'Europa, però a livello femminile per me la disfatta proprio di questa nazione della Russia, che notoriamente insomma hanno avuto grandissima tradizione fino a pochissimi anni fa, e a livello europeo erano con le rumene le leader incontrastate. Invece adesso non hanno una ginnasta in grado di vincere una medaglia in nessuna delle specialità, tanto meno il concorso generale, chiaramente. Questo la dice lunga sulla difficoltà di questa squadra femminile russa. Andiamo a vedere l'uscita, poi considerazione, ecco il doppio flesso. Io ho notato che c'è un parallelo di quanto tu hai detto, Yuri, seguendo anche il pattinaggio artistico, anche in questa disciplina, dove cioè si richiede molto rigore e molta formazione tecnica, così come nel pattinaggio. Una volta, stiamo parlando proprio del ghiaccio, una volta uscite ad esempio in campo maschile Plushenko, oppure in campo femminile la Sluskaya, stentano a trovare nuovi nomi e stanno richiamando, questo per quanto riguarda il pattinaggio, molti tecnici russi dall'America, dove erano emigrati felicemente a suon di dollari. Non so se adesso accada lo stesso anche in Russia. E non è un caso che un certo cedimento sia avvenuto come rigore dopo la caduta del muro di Berlino, tanto che questo segnale si era già verificato in occasione degli obbligatori di Atlanta nel 96, fu l'ultima edizione degli obbligatori, cioè tutti gli stessi esercizi per gli stessi atleti, e i russi erano molto svogliati, molto poco propensi, diciamo così, a rispettare determinate esigenze. Non so se... No, hai fatto una considerazione molto corretta e sono d'accordo anche su uno dei problemi, che è quello della fuga ormai da tempo dei migliori tecnici di queste specialità, pattinaggio senz'altro, ma anche e soprattutto la ginnastica artistica. E col tempo si è vista sempre di più la mancanza di tecnici che appunto sono andati a cercare miglior fortuna in altri paesi. Poi altre cose chiaramente hanno influito questa debacle della squadra femminile, però il fatto dei tecnici lo considero, come dicevi tu, molto molto importante. Allora Cristina Pravdina, quasi a confermare il discorso che stava facendo già Yuri, va fuori subito dal podio, 15 e 25, c'è la possibilità per la Russia di cercare di avvicinarsi al podio con la Lozechko. Giulia Lozechko, che in fase di qualifica aveva ottenuto il quinto punteggio con 15.575, esattamente come l'ucraina Kozic, e poi sarà la volta di Vanessa Ferrari. Ah, un salto avanti da fermo, avete visto? Che normalmente le ragazze
fanno questo movimento facendo piccoli passi di rincorsa, 1-2, lei proprio da ferma ha fatto il salto in avanti, anche ben eseguito. Ecco la pirouette. Non è, è una trave molto precisa, non, sinceramente non mi fa... Non è molto scorrevole. Non mi fa sangue, ecco, non mi dice... Però è precisa, sbilanciamenti pochi. Dovrebbe essere già pronta per la parte finale. Ah, l'uscita è bella. Doppio avanti. Tabac di uscita. Ma non so, io non so valutare la nota di partenza. Ecco, però... Carmine, quanto potrebbe essere pesante il punteggio dello Zececo? Abbiamo detto che non è stato un esercizio particolarmente fluido e scorrevole, è stato un esercizio molto pensato, però preciso, senza sbavature. Sì, sì, ha cercato di fare molto bene quando era ancora in condizione di stare in medaglia, cioè quindi lei sente che con una buona esecuzione può andare in medaglia, ma quello che ha lasciato veramente sbalordito è questa finale che non si vede facilmente, cioè la rondata, mezzo giro e doppio salto avanti. Secondo me questo lascerà nella giuria, che è l'ultimo elemento che vedono naturalmente come uscita, quindi potrebbe essere un punto a suo favore per guadagnare quel mezzo decimo di più che forse può servirle. Non è molto generosa la giuria per il punteggio B, cioè per le detrazioni, perché viene scartato il 9,20 della giudice irlandese e l'8,70 come valore minimo da parte della giudice britannica, molto severo, ma c'è disparità, non c'è molto accordo, perché c'è ad esempio la francese che ha segnato 9,20 e la finlandese 8,90, e a questi livelli 0,30 di differenza sono piuttosto pesanti, Carmine. Sì, addirittura si va dal più alto al più basso con 0,50 di differenza, e quindi ma sai, quando si giudica un esercizio così lungo, perché la trave veramente credo sia tra gli attrezzi più difficili della femminile, ci sono molti sbilanciamenti che una giudice può vedere da un decimo e l'altra giudice da tre, quindi poi alla fine è facile avere una differenza così alta nel punteggio tra uno e l'altro. Attende con impazienza il punteggio non soltanto la Lozecco, ma anche la Isbasa, che in questo momento comanda la classifica con 15.525, ma le telecamere sono già su Vanessa Ferrari e va al comando con 15.675. Dunque comunque la Russia, Yuri, andrà sul podio proprio grazie alla Lozecco. Ma sono attenzione... contento che mi hanno smentito, però dipende da questa ragazzina qua, eh. È il momento di Vanessa Ferrari. Subito la parte importante di forza con il giro e l'equilibrio. Molto brava Vanessa. Lei si è qualificata con il miglior punteggio in assoluto in questa specialità. Adesso la parte importante, flick con salto avvitato. Bene, no! Osteria. 0,80 di penalità per lei. Quel salto la preoccupa sempre. È andata molto bene ieri nel concorso generale con questo salto, però la preoccupa sempre. Oggi purtroppo non ha avuto la stessa risultanza. Come per le parallele, però, procede, vedi, con grande grinta, con grande concentrazione. Mantiene bene questo rischio di perdita di equilibrio. Molto bene questo salto all'indietro. Come diceva prima il tecnico, comunque è importante appunto che continui, ormai la medaglia credo che sia difficile, anzi impossibile, però è un test importante perché può capitare anche un errore e bisogna sempre finire bene, anche perché ci sono altre gare dove la squadra Bravo, è importante. La squadra. Aio. Peccato anche l'uscita. Posso vedere che è un po' stanca forse Vanessa, si è scaricata, forse si è un po' rimasta soddisfatta per il titolo. Ma sai, conoscendola non credo sia appagata di solo quel titolo, però devo no, dire fisicamente probabilmente, chissà. Forse di testa di più. Io credo che vedremo un grande corpo libero.
ecco lo sbilanciamento con caduta e questo vale già uno 0,80 da codice. Avete visto che non c'è comunque neanche preoccupazione da parte dello staff tecnico con Michela Francia che è andata subito ad abbracciare Vanessa. L'arrivo si è visto che è stato già dalla partenza, si vedeva il bacino leggermente fuori asse rispetto alla trave e quindi veramente questo è molto difficile di elemento perché non bisogna spostarsi nemmeno di un centimetro dalla parte simmetrica. Questo è il doppio carpio, cosa è successo qui Carmine? E qui credo che non abbia spinto a sufficienza per portare le spalle al di là dei piedi al momento dello stacco, cioè è importantissimo creare, lo chiamiamo un momento rotante perché è necessario avere lo spostamento delle spalle rispetto alla linea dei piedi per creare la rotazione. Se le spalle rimangono leggermente avanti si ruota, si fanno due giri, ma le spalle poi all'arrivo rimangono molto in avanti. Allora là lo Zecco è già sicura della medaglia d'argento, eccola Michela Francia, mentre Vanessa Ferrari chiude in questo momento è in ultima posizione con 13,55 due cadute e per la prima volta vediamo Vanessa sciogliersi un po' in lacrime. Ora Steliana Nistor impegnata alla trave, però forza Vanessa perché c'è ancora il corpo libero dove sulle note di Nessun Dorma davvero propone delle diagonali meravigliose. Ecco la fase di contatto con la trave, andiamo a seguire la rumena perché anche lei può insediarsi nel discorso. Stesso elemento di Vanessa, lei viene un po' meglio, però avete visto anche lei squilibrio, un grosso squilibrio. È proprio difficile quel salto. Oh, brava qui a mantenere sulla trave il corpo. Sì, è stata davvero brava perché sembrava fatta, fosse giù dalla trave, invece è riuscita a rimanere sull'attrezzo anche se con un grosso sbilanciamento l'arrivo da quel salto all'indietro. Bello questo con un solo, con una sola gamba. Si prepara per l'uscita e doppio carpio. Bravo. Lo stoppa perfettamente anche la Nistor, a nostro avviso può dire la sua per il podio finale e dunque cambia l'espressione anche della russa Lozechko che comanda la classifica provvisoria con 15.675. Rivediamo l'esercizio. Qui dobbiamo rivedere il flesso dietro. Molto bella l'uscita, il doppio carpio. Perfetto, stoppato a terra. Ha avuto due importanti imperfezioni però sopra, quindi io credo che con difficoltà passi davanti alla russa, però. Attenzione perché la giuria B si sta già esprimendo. È stato scartato un 8,70 di minimo, un 9,10 di massima per il momento. E vediamo che la giuria B, ecco sono uscite le altre note, 8,975 di complessivo. Vediamo che cosa verrà attribuito di finale a questa diciottenne, alta 1,50 m per 41 kg. Valore A, dobbiamo aspettare il valore A per dare la classifica finale. Appena uscirà il valore definitivo di Steliana Nistor, classifica, e poi parleremo proprio con il direttore tecnico della nazionale italiana, responsabile del settore maschile e femminile, Fulvio Vailati. Allora 6,50 per un complessivo di 15,475 e allora
la classifica non muta per quanto riguarda la medaglia d'oro. La Russia vince con Yulia Lozechko, 15.675. Medaglia d'argento per la rumena Isbasa con 15.525 e terzo posto per la greca Bisbicu con la rumena Nistor. Due medaglie di bronzo pari merito, esattamente come stamattina, due medaglie d'argento pari merito negli anelli. Solo ottava, complice una caduta, Vanessa Ferrari con 13.55. Però tra poco vedremo, dopo la finale delle parallele, la finale al corpo libero con Vanessa Ferrari. Volevo sentire il direttore tecnico Fulvio Vailati. E... beh, io seguo spesso mio fratello suona in giro nei locali, piccolino, 17 anni. Spesso gli vado dietro, quindi è una passione che ho trasmesso anche a lui. Quindi è più che altro, fai un po' da guardia spalle, possiamo dire, sì, però sì, sì, lo sì. Proteggi. Sì. Va bene, Andrea, noi ci vediamo più tardi alle 18.30 per la nostra post multi, per altra intervista per l'Italia, questa volta ti si vedrà dopo la medaglia. Okay. Andiamo a seguire, ringraziamo Andrea Coppolino, okay, ciao. E andiamo a seguire la gara del corpo libero femminile con l'Ucraina Alina Kozic, che è sulla carta tra le favorite, perché ha ottenuto il quarto punteggio d'ingresso con 14.725. Bene le parti acrobatiche per il momento, finisce bene con l'avvitamento in avanti, sinceramente non mi fa impazzire il collegamento tra l'esercizio e la musica, però è solo personale questa considerazione chiaramente. Doppio avvitamento, due e mezzo, doppio avvitamento e mezzo invece per la finale. Termina bene comunque la Kozic, che ha la caratteristica magari di non entusiasmare come spettacolarità Carmine, però è sempre molto precisa. Sì, molto bene questa parte iniziale, lei fa bene l'entrata, che è questo doppio avanti della ribaltata, e poi punta moltissimo sugli avvitamenti, perché essendo un pochino alta naturalmente utilizza meglio come difficoltà gli avvitamenti. Fatto una volta due avvitamenti e mezzo, e questa è un po' la sua caratteristica, evidentemente ha più facilità a ruotare sull'asse lungo del corpo. Beh, vedete, finisce bene anche gli avvitamenti, eh? Finisce proprio in maniera corretta, questo doppio avvitamento avanti di rimbalzo, un salto teso, con l'emmagamento molto difficile. È una grande promessa della ginnastica dell'Ucraina, ricordiamo che già nel 2000 diventò campionessa europea alle parallele asimmetriche e poi quarta assoluto a Patrasso in occasione proprio dei campionati europei juniores, e nel 2004 è stata campionessa europea. Molto elegante, molto precisa, come abbiamo detto, anche se, come ha sottolineato Yuri, non entusiasma particolarmente l'abbinamento musica-movimento. Kozic, che comunque ha ottenuto un buon punteggio di partenza da parte della giuria B, scartato un 8,80 della giudice ungherese e il 9,20 della giudice svedese, la media di quindi è di 9,050, bisogna soltanto capire quale valore attribuire da parte della giuria A. Dopo la Kozic vedremo una pretendente alla medaglia, vale a dire Steliana Nistor, Nistor che ha asciugato le lacrime di ieri con il bronzo di oggi alla trave, dove ricordiamo purtroppo c'è stata la caduta di Vanessa Ferrari, che ha terminato in ottava posizione.
Ecco, pensate che Vanessa, che ha vinto il concorso individuale generale, la Kozic intanto ottiene 15.050, Vanessa Ferrari si era presentata all'appuntamento con le parallele asimmetriche e con la trave con il miglior punteggio ed è terminata sesta alle parallele e ultima alla trave, mentre si presenta con il secondo miglior punteggio al corpo libero. Però è comprensibilmente stanca, anche c'è un dell'appagamento bellissimo, questo doppio teso di entrata, sì, da parte della mister. Molto bello, sì. Zucara anche molto bello. I due salti acrobatici delle due diagonali iniziali sono stati pressoché perfetti. La Nistor che si è qualificata con il terzo punteggio, giusto? Sì, 14.75. Punteggio abbastanza sulla carta lontano dalle potenzialità per esempio di Vanessa, che supera il 15 abbondantemente, però qui rischia la caduta addirittura di scivolare con i talloni. Molto male questa fase. Qui si sbilancia sulla piroetta. Doppio carpio finale. Peccato, sì, quella diagonale dove ha rischiato veramente di mettere il sedere a terra, perché per il resto l'esercizio era fatto molto bene. Il disappunto un po', sì. È andata così. Sono cambiati i tempi, adesso i tecnici rumeni consolano le ginnaste rumene con questi atteggiamenti carini. Dietro le quinte in altri tempi erano altri sistemi, lo possiamo dire. Ci fu addirittura una decina d'anni fa un'inchiesta perché un tecnico diede uno schiaffo a una ragazza che andava a sbattere la testa contro lo stipite di un armadietto. Un gravissimo incidente, si aprì addirittura un'inchiesta federale. Il valore della Nistor di partenza del gruppo A è basso, 5,90, e il punteggio B è 8,70, quindi ottiene solo 14,60. Adesso è il momento della francese Cassie Verissel. Molto giovane, 16 anni, ha ottenuto il quarto posto nella Coppa del Mondo di Parigi di quest'anno con 14.825, dunque anche lei non è una pretendente al titolo. Il Tabac per iniziare, il Tabac in posizione raccolta, il Tabac è un mezzo giro e doppio salto avanti. Spinge molto questa ragazza francese, un po' poco precisa negli arrivi, ma spinge molto. Avete visto anche in quel triplo avvitamento quanto era in alto. Ecco un errore, questi passi camuffati da collegamento verso l'angolo. Ti ho detto, spinge molto, bella acrobatica, ma imprecisa nella fase di arrivo, quindi sono penalità. Un semplice, per modo di dire, doppio avvitamento. Un po' lenta questa fase finale, molto lunga l'attesa. 2,5, ancora con uno sbilanciamento. Un esercizio, diciamo, sì, incolore da mio punto di vista. In ogni salto una penalizzazione, si è detto bene, perché si apprezza l'altezza e anche lo stile dei movimenti, perché è perfettamente corretta con la tenuta delle gambe, però purtroppo ogni volta c'è un saltello, un passo laterale, qualcosa che
tende ad essere poi a portare a una penalizzazione. Ecco, qui c'è un saltello anche abbastanza ampio. Sì, ma non è uscito lì, non c'è non stata è uscito, la... No, no, soltanto per il saltello, non per l'uscita di pedana. E ancora un altro passo. Poi c'è una fase molto rallentata, che direi molto bella da apprezzare, perché fa vedere tutti i particolari dell'esecuzione. Le gambe, che inizialmente erano appena appena divaricate, adesso si uniscono, però i piedi non vanno a contatto. Ma io credo questo, che dal vivo non si noti nemmeno. A velocità naturale non ce la fai. Allora, c'è una penalizzazione. Dunque no, la giuria B, 8,70 di media, 8,725, 5,90 dalla parte della giuria A, quindi 14,625. Supera però la rumena Nistor. E adesso è il momento di Elizabeth Tweedle, grande specialista del corpo libero e delle parallele asimmetriche, ha vinto ad Aarhus il titolo di campionessa del mondo proprio alle parallele, quarta nel all around e quarta anche in occasione dei campionati del mondo proprio al corpo libero. Campionessa del mondo a Melbourne alle parallele asimmetriche, campionessa del mondo sempre alle parallele asimmetriche ad Anaheim. Davvero tiene alta la bandiera della Gran Bretagna. Diciannovesima invece in occasione dell'Olimpiade di Atene nel all around, nata in realtà a Johannesburg in Sudafrica, a 22 anni, soprannominata Betty. Esce di pedana, no. Brava, proprio al limite con questo Tabak. Parte proprio dall'angolo per avere più spazio possibile in questa seconda diagonale. Ancora un Tabak, però questa volta la posizione del corpo è carpiata anziché raccolta, quindi più difficile. E il pubblico di Amsterdam prende in simpatia Elizabeth Tweedle, tanto da scandire con gli applausi la musica spagnoleggiante. Esercizio da primo posto, è un esercizio da primo posto che va a superare a nostro avviso il 15.050 di Alina Kozic. Posso dire che veramente una sua caratteristica è stata quella di non fare passi negli arrivi dei due Tabak, perché è arrivata molto vicino alla linea, bastava un passetto di anche 10 cm e andava fuori. Ecco, questo è uno dei primi, il primo mi pare, entra, tocca la linea ma non fa il passo in avanti. E quindi già ha evitato il decimo di punto, anzi anche due, perché se faceva il passo c'era il passo e l'uscita fuori dalla pedana. Bella l'uscita, due avvitamenti e mezzo di rimbalzo, un avvitamento avanti è complicata, soprattutto come ultima diagonale. Vediamo la fase rallentatore, guardate anche buona tecnica della rondata, braccia basse e poi subito veloce per il flick. Lo stacco con il mezzo giro e poi il doppio salto avanti. Guarda quanto è alta. Tabak, appunto. È l'unico punto dove ha avuto un'imperfezione più notevole, diciamo, con questo passetto in avanti. Per il resto molto precisa la Tweedle. 15.250. Non è ancora confermato, però si partiva da un valore A di 6,10 e gli è stato riconosciuto un valore di B di 9,150 per un totale di 15,250, mentre vediamo Enrico Casella
proprio dietro Elizabeth Tweedle. E va al primo posto, confermato il 15-250. E adesso è il momento di Oksana Chusovitina, molto potente la Chusovitina al corpo libero, specie da quando, come abbiamo riferito, ecco Salvatore Scintu, fisioterapista della squadra azzurra, specie come quando abbiamo detto ha deciso di asciugarsi maggiormente, una spinta notevole. Doppio teso ed entrata. Bravissima. Chusovitina. Salto teso con evitamento. La ricordo nel 91 addirittura lei si presentò a quel campionato del mondo a Indianapolis, all'epoca molto giovane, e nel corpo libero proprio fece il... inserì l'avvitamento nel doppio salto teso che avete visto all'inizio. Credo sia stata la prima ginnasta femminile appunto a fare quell'entrata doppio teso con avvitamento, e credo sarebbe in grado di presentarlo ancora, no Carmine, da quanto è ampio quel doppio teso. Però da come è in forma in questo momento senz'altro potrebbe pensarci per le Olimpiadi. Guarda, anche in pliometria va nel salto avanti dal doppio avvitamento. È incredibile questa donna, 33 anni, con due tendini operati, eppure fa ancora questi altri lì. È veramente figlio, una maternità. Figlio. È una storia molto difficile alle spalle, proprio per il problema della malattia del figlio. Doppio carpio, brava. Adesso la domanda è, riuscirà la Chusovitina a superare Elizabeth Tweedle? Ci sono state molte sorprese in questi campionati europei da parte delle giurie su determinate valutazioni. A nostro avviso quello che ha fatto vedere la Chusovitina è stato davvero esplosivo e meriterebbe di essere premiato con il primo posto. Ecco, questo è la prima diagonale, il doppio teso d'ingresso, guardate come proprio va a raggiungere l'angolo della pedana. Questo è il doppio avvitamento e di rimbalzo il salto avanti raccolto. Guardate anche lei la rondata, giusta, le braccia basse che poi partono velocemente per prendere più velocità possibile nel flick-flack. Questo è il flick-flack. Posizione delle gambe ravvicinata, mantiene sempre una grande compostezza. Finisce il doppio avvitamento e di rimbalzo. Qui c'è una grande sollecitazione, un po' delle arti inferiori chiaramente, ma di rimbalzo. E intanto la Isbasa, che a breve dovrebbe salire al corpo libero, è un po' preoccupata perché quel piede gli fa male. E lei si è qualificato col miglior punteggio, quindi credo che quel problema al piede possa obiettivamente pregiudicare un po' la sua prestazione. Chusovitina che non è stata pagata molto bene dalla giuria B perché c'è la media di 8,95. Attenzione, si va sotto, quindi rischia di non battere la britannica Elizabeth Tweedle. Non ci sono però penalità per questa atleta di 32 anni, 1,53 m per 43 kg. Guardate il ghiaccio, che poi in definitiva resta l'unico rimedio possibile contro i traumi, per cercare di far assorbire qualcosa sul dorso del piede. Probabilmente ha sbattuto contro la trave. Stenta a uscire il giudizio del valore A per la Chusovitina. Mentre si sta già scaldando Patrizia Moreno, molto basso il valore A, 5,60 per un totale di 14,55. Se confermato è davvero basso, anzi viene diminuito da 14,55 a 14,450. E quindi va in quinta posizione. Anche il pubblico di Amsterdam fischia, ci sono però due penalità, Carmine. È 0,10 di penalità, qui può essere soltanto uscite di pedana, non abbiamo viste, no. Mi pare, quindi sinceramente non so se è un fuoritempo, ma non mi sembra nemmeno questo. E qui vediamo la scuola Carbaio con Patrizia Moreno, spagnola.
particolare cura per la coreografia. Spettacolare all'ingresso. Uno Zuccara carpiato, preso da una serie di flick-flack. Triplo avvitamento. Qui c'è un grave squilibrio sulla piroetta. Quasi una caduta per Patrizia Moreno, che compie diversi passi all'indietro. Doppio carpio finale. Come sempre la scuola spagnola propone dei movimenti coreografici e artistici sempre molto aggraziati, però questa volta Carballo non applaude. Ci sono stati dei momenti un po' di difficoltà evidente, come un grave squilibrio. Rivediamo alcuni momenti dell'esercizio. Questa è la parte molto bella di entrata, questa serie di flick, prima senza posa delle mani, poi con le mani, poi su gara carpiato. Ancora il 2,5 salto avanti, e qui cerca di non andare fuori pedana, però forse peggiora ancora di più la situazione perché si sbilancia moltissimo indietro. Ed è già pronta con i piedi sulla magnesia al lato della pedana Vanessa Ferrari per la sua terza finale della giornata. La prima ha terminato in sesta posizione alle parallele asimmetriche, la seconda la trave è finita ottava. Adesso cerca di dare una risposta convincente al corpo libero. Continua proprio Vanessa, quasi come un rito, e ottiene 14.375 Patrizia Moreno, sesto posto per lei, molto scontenta, vedete. Dopo Vanessa Ferrari la rumena Isbasa, quindi davvero gran finale. Punteggio da battere è di 15.250. L'esercizio sulle note di Nessun Dorma. Che grinta Vanessa, guarda che grinta, voglia di riscattarsi delle due finali opali. Forza Vanessa. Brava. Bene lo Zuccara avvitato iniziale, solo un passettino in avanti. Sulle spalle in questo Zuccara, dai. Bene, 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 brava. Un avvitamento in questo secondo Zuccara. Triplo avvitamento. Meno precisa del solito, perché ogni volta fa un passettino, però ottimo per adesso l'esercizio, ottimo davvero. Anche qui leggermente un passo laterale, ma per adesso tutto nella norma per balzare al comando della classifica provvisoria. Ampiglia Jambé. Forza il doppio carpio finale, Vanessa. Metticela tutta, dai. Sulle spalle, così. Bravissima. È la risposta di Vanessa. Brava, Ferrari. È la risposta di Vanessa Ferrari, signori. Dopo due finali di specialità non felici alle parallele asimmetriche alla trave, saluta il pubblico di Amsterdam. Bravissima Vanessa Ferrari, che viene adesso abbracciata, sollevata dal tecnico della Brixia Brescia e allenatore della nazionale Enrico Casella. Una coppiata vincente. E Vanessa ha ritrovato di colpo la grinta, la concentrazione che l'hanno portata a vincere il l'oro nel concorso generale. Già un punteggio altissimo di partenza da parte della giuria B, viene scartato addirittura il 9 del giudice slovacca.
mentre c'è un 8,90. La Sbasa non gareggia, ha vinto. Attenzione, ha vinto c'è un colpo di scena. Aspetta, però prima il punteggio, perché c'è il 9-10. La Sbasa credo che rinunci proprio per l'infortunio. E allora Vanessa Ferrari, attenzione, perché dobbiamo aspettare la valutazione della giuria. Dobbiamo aspettare la valutazione della giuria. 6:30, 15:40. 15:40 è medaglia d'oro per Vanessa Ferrari. Vanessa Ferrari conquista la medaglia d'oro. La risposta di questa straordinaria campionessa che ha ottenuto 15:40 proprio al corpo libero. Straordinaria risposta di Vanessa, che va a congratularsi con Elizabeth Tweedle. 15:250. Andiamo a vedere la classifica finale. Seconda medaglia d'oro, e ci sono finalmente le lacrime di felicità da parte di Vanessa, sempre sostenuta dal tecnico Enrico Caselle, con l'abbraccio con Salvatore Scittu. Vittoria per Vanessa Ferrari, 15:40, davanti a Elizabeth Tweedle, Gran Bretagna, 15:250. C'è anche l'abbraccio con Maurizio Allievi, responsabile allenatore maschile, e terzo posto per Alina Kozic, 15:050. Ha rinunciato per infortunio la Sbasa. Yuri. Ah sì, è sorprendente questa rinuncia, però al piede evidentemente era notevole, però un riscatto importante di due finali opache per Vanessa, che conclude questi europei con due medaglie d'oro, e quindi sicuramente un risultato più che positivo.